Voglio fare un, una, un po' la storia del festival. Siamo alla nona edizione, quindi non siamo nati ieri. Abbiamo fatto un percorso anche faticoso perché, poi, mh, mi veniva fatta un'intervista due minuti prima e mi si chiedeva come si fa per organizzare un festival, se si trovano finanziamenti. Questa è una nota dolente perché i finanziamenti arrivano, se arrivano eh, con tempi molto lunghi, quindi, tante volte bisogna fare affidamento al volontariato, a risorse che vengono magari da piccoli sponsor, però la mia idea, la nostra idea è che sia, se si ha un progetto forte, un'idea forte, un, un grande trasporto passionale, secondo me si riesce anche a supplire a queste difficoltà. E comunque si, eh, si, ci si crea un curriculum, una storia che poi consente a coloro che poi dovranno assegnare i finanziamenti di dire, sentite, noi siamo arrivati fino a qui con le nostre forze aiutateci a continuare a non morire. Eh, due parole sul festival che verrà, che sarà dal 7 al 17 dicembre. Noi saremo a Roma, ma non solo a Roma. A Roma saremo alla eh, sala Odeon, che è all'interno della facoltà di lettere e filosofia della Sapienza. Eh, saremo alla biblioteca Umberto Barbaro. Saremo al centro sperimentale di cinematografia per un incontro molto importante che si chiama eh, Roma-cinema aperto, con eh, la citazione eh, chiara mh, riguardo al, al capolavoro di, di Roberto Rossellini. Di cosa parleremo in questi due giorni? Parleremo del cinema, ci auguriamo, a 360 gradi, con l'apporto e il contributo di tutte le forze. Del cinema italiano, dagli sceneggiatori alle maestranze, ai produttori, ai distributori per cercare di indagare se ci sono i presupposti per un nuovo. noi ci auguriamo manifesto del cinema italiano da un punto di vista estetico e espressivo, ma se è possibile anche indagare su quelle che potrebbero essere le nuove modalità di produzione e di distribuzione. Allora, buonasera a tutti, sono Luciano Saltarelli. Eh, Parlerò della Mark Film, però c'è un, diciamo, una premessa, la Mark Film è una sezione cinema di una Ollus, la Senza Frontiere Ollus. Eh, perché questa sezione cinema? Perché stiamo in un territorio eh, privo di sale cinematografiche, c'è un vuoto, un'assenza proprio, quindi... Eh, con un gruppo di amici pionieri nel 2016 abbiamo dato vita a questa Mark Film con Andrea e Matteo che sono qui in sala. Poi ci sono aggiunti altri amici, il fotografo professionista Roberto Canò, Mariella, e abbiamo iniziato a fare sinergia con il territorio. Eh, abbiamo dato vita a varie eh, rassegne, storie e storie d'Italia. Quindi abbiamo portato la storia eh, d'Italia nelle scuole. Eh, abbiamo parlato, affrontato i temi delle, de, della resistenza con i ragazzi e veramente siamo un po' apprezzati per quello che facciamo. Di recente abbiamo dato vita a, a una rassegna inedita che è la Dolce Arte. Io non so se posso far vedere la locandina perché è qualcosa che veramente di estro bella e ce la stanno chiedendo veramente molte persone. Abbiamo deciso di fare una delle copie ridotte per darle in distribuzione, abbiamo qui il creativo che è Roberto, creativo del gruppo. e Abbiamo iniziato noi sabato scorso, il 28, con, dando eh, la giornata dedicata a Nino Manfredi è venuta la signora Erminia, entusiasta. E io scusami se in, mi introduco questa faccio questo piccolo spot. Ma quanto sia gli unici in, in, un, in un territorio, probabilmente nella provincia, a fare questo tipo di iniziative si diventa punti di riferimento eh, e si va a sostituire anche, anche a sostituire un vuoto. Eh, anche eh, dove il pubblico non arriva. E per noi il giovedì è la, gi la giornata nella, che dedichiamo alla programmazione per i bambini e quindi in particolare per i degenti i pazienti dei reparti pediatrici dei 5 reparti pediatrici del Gemelli ai quali ovviamente sono i benvenuti anche gli adulti quindi si fa di solito programmazione per i bambini e quindi per lo più si sceglie abitualmente eh, lungometraggi d'animazione. in questo caso invece in base alla selezione eh, la, della direzione artistica del festival festival sceglieremo insieme i film più giusti, eh, per lo, i, i corti più giusti per loro, che siano d'animazione o live action, insomma questo è totalmente da, da decidere, però la, la, eh, si inserisce questa quest iniziativa proprio nella nostra attività ordinaria che accoglie quanto più possibile anche eh, stimoli che vengono da fuori e questa è, è l'occasione, eh, ma è anche l'occasione di questa settimana. Eh, la settimana corrente nella quale stiamo programmando nelle due proiezioni abituali eh, del Gemelli eh, i film della festa del cinema quindi cerchiamo il più possibile di integrarci con la vita della città e in particolar modo con la vita cinematografica della città in modo tale che i pazienti del Gemelli che non possono Ovviamente, eh, uscire da lì e partecipare alle attività esterne le accolgono uh, dove loro sono. Questo è, è il senso del nostro progetto eh, e della nostra attività nel, negli ospedali e nelle case di cura. Mm, grazie per uh, la, la partecipazione e vi aspettiamo al festival.